sera. contrasti in Consiglio Comunale dove è stata discussa la questione dell'ascesa Cerdisa. Il progetto prevede la costruzione di una COP, di alcuni negozi, di un'attività di ristorazione e di un benzinaio. Malcontento da parte del Movimento 5 Stelle, secondo il quale non c'è stata consultazione con i cittadini, e del consigliere Assima Pantelis, convinto che questa operazione ostacolerà le attività commerciali fioranesi. Secondo la maggioranza del PD, invece, è stata privilegiata la concretezza. Ha preso il via una campagna per ridare vita al centro storico di Fiorano. Ecco i dettagli nelle parole del promotore portavoce di Tanti Cittadini, Roberto Montorsi. Roberto, allora eh, si parte per un'idea che sembra veramente ardua, quella di riportare gente e vita nel centro di Fiorano. È un'impresa molto, diciamo titanica, perché è quasi. Eh, sarà molto dura, però io ci credo. E, so, ci credono tanti cittadini fioranesi che mi hanno contattato per fare un'associazione, un, un consorzio o qualcosa, per cercare di, eh, con due obiettivi, di arrivare a Natale del prossimo anno, di riuscire poi anche con l'aiuto dell'amministrazione e, e delle mh, associazioni per i commercianti e delle associazioni eh, in generale e di tutti i cittadini. Di riuscire a riavvitalizzare il centro di Fiorano e allo stesso tempo cercare di dare il lavoro ai giovani che non l'hanno, dandogli la possibilità di aprire tanti negozi eh, nel centro di Fiorano. In più, aggiunto alle attività che sono già state fatte quest'anno, che sono state tante e di continuare magari di, di aumentarle, per il centro di riuscire finalmente a eh, far rivivere un centro che è morto. Un centro che veramente da diversi anni non aveva più, ha sempre perso un po' di eh, appeal nei confronti degli stessi Fioranesi, che pure sono molto campanilisti, eh, però eh, una, la novità è che in questo eh, operano e si sono messe a disposizione eh, persone anche di idea politica diversa. Assolutamente, cioè, il, la cosa principale è che eh, facciamo tutti insieme questa cosa come fioranesi, e innanzitutto, non da parte politica perché in, questa, in questo comitato, associazione, consorzio, chiamatelo come volete, ci sono della gente eh, sia di, di parte politiche opposte e, e anche amici e nemici, tutti insieme per fiorano. E questa dovrebbe essere l'idea vincente perché se parte dalla popolazione, la popolazione stessa deve essere quella che ci incentiva e che pensa di eh, finito il progetto di venire ad acquistare a Fiorano e di vivere proprio il paese per tenerlo vivo, perché se non c'è l'apporto di tutta la popolazione eh, eh, diventa irrealizzabile eh, questo progetto, ci deve essere l'apporto di tutti, chiunque. Quindi probabilmente quello che in parte si è fatto quest'anno come inizio, cioè realizzare delle manifestazioni anche con le scuole in centro, dovrebbe essere invece un comune denominatore per tutto. Esatto. Secondo me il problema è tutto lì, perché se noi andiamo anche a fare... E riusciamo a, mettere, a riempire il centro dei negozi con dei giovani a mettere delle attività anche vincenti e tutto il resto però la popolazione non partecipa perché è stato anche scritto da qualche parte che il, la, mm, il peggior pubblico è quello fioranese per le manifestazioni fatte e ad un certo punto è vero anche i fioranesi stessi si devono svegliare e devono venire in piazza per far vivere il loro paese perché altrimenti tutte le lamentelle tutte le altre cose eh, sono inutili, insomma, ultima cosa, a fare da tramite a fare da lievito a questa idea, uno spezzanese che aveva inventato anche la, la, la gara tra spezzanesi e fioranesi. Beh, io mh, essere spezzanese mh, sono ancora spezzanese, diciamo. Eh, però eh, anche da spezzanese mi sento anche fioranese perché il nostro comune è questo, quindi. Alla fine eh, voglio un po' meno anche a Fiorano, diciamola così. Polemiche merita questa campagna da parte del Movimento 5 Stelle. Sono anni che il sindaco dice che il progetto non è fattibile entro la fine dell'anno, hanno affermato. La verità è che si vuole fare confluire le persone nella struttura che prenderà il posto dell'ex Cisa Cerdisa. Riparte domenica l'iniziativa Pomeriggio al Bla, con letture per bambini da 4 a 8 anni. Primo appuntamento con Gianluca Magnani ed Alessandra Baschieri di Equilibri Modena, che narreranno ai piccoli le storie del Paese delle Meraviglie. Passiamo allo sport. Domani alle 19 la pasticceria Altea ci sarà la presentazione delle squadre di pallavolo della Spezzanese, che disputeranno i campionati a livello provinciale e regionale. Accompagneranno i giocatori i dirigenti delle società, i tecnici e gli sponsor. Grazie per essere stati con noi, anche per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana!